Un villaggio. Ciao ragazzi, non c'è il video, siamo qui con il cielo, perché lo scorso episodio sono andato fuori dal video a cercare dell'Ana e non l'ho ancora trovata. E oggi siamo arrivati in questo villaggio dove a quanto pare sono già stato. Lana! No, ma è nera. Vabbè, chi se ne prendo comunque. Ci serve molta lana. Peccato che qua non ne vedo altra. Vabbè, andiamo alla ricerca da questa parte. Intanto siamo arrivati in questo luogo. Tu stai di calmo. E vi faccio vedere che sottoterra non c'è più la semplice pietra. Perché siamo andati in un luogo dove non ci siamo ancora stati. Ma qui c'è ancora la pietra, ok? Vuol dire che qua ci siamo già stati. Che fail. Vabbè, lasciamo perdere. Siccome le pecore non ce n'ho, non le ho trovate, sono costretto ad andare dal quarry dove c'erano. Spero che non crashi tutto. Ragazzi! Quel meteorite rarissimo di ghiaccio! Dobbiamo raccoglierlo assolutamente! Stavo gironzolando e vi ho trovato vicino a casa! Sta esplodendo tutto qui, ok. Raccogliamolo. Questo meteorite praticamente si può fare un'armatura che non è minimamente forte, forse è più debole di ferro. Ma ragazzi, questa armatura qui praticamente ti fa sì che quando cammini sul ghiaccio, sull'acqua diventa ghiaccio. Il che è una roba epica. Quindi ne raccogliamo un bel po'. Ne avevamo già 11. E però si scioglie e diventa acqua, quindi è molto problematico. E abbiamo trovato due tipi di meteoriti. Vediamo un po' quanti ne abbiamo. Vedete, ecco qua dove l'ho trovato. Eravamo vicini a casa abbastanza. Casa dov'è? Oh, deve essere di là. No, non ci sono fatto vicino a casa. Che stai dicendo? Non credo neppure di essere nella stessa foresta, però ho visto un villaggio. Vediamo quanti ne abbiamo. 24. Non so quanti ci servono per fare l'armatura. Però credo che questi bastino. 29, sì, dai. Ah no, eccola lì a casa. Dove sei? Ok. Comunque c'era un villaggio là. No, quello lì mi sa che è il villaggio che c'è vicino a casa, eh. Sì, è questo, è questo. Scendiamo, scendiamo. 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 Attraversiamo le foglie. Ed eccoci qua. Ok. Credo qui sarà l'ultimo episodio che facciamo per ora. Perché sono già 8 con questo. Allora, quindi tentiamo di andare dal quarry. Oh. Oh, caspita, è vero, mi devo registrare perché non sono connesso a internet. Vabbè, ci vado in volo. Lentamente. Forse. Aspetta, quelle sono ragnatele. Se raccolgo un bel po' di fili, poi magari la lana la posso fare anch'io. Vi starete chiedendo che cosa mi serve per fare i palloncini. Palloncini. I palloncini, quelli per fare la mongolfiera. Per trasformare la barca in mongolfiera. Ma io non ne voglio andare fino laggiù, quindi lo faremo un'altra volta. Allora, di lana ne abbiamo una. Solo una. Vabbè, direi che questo episodio può concludersi senza aver trovato un senso. Perché io adesso dovrei andare via. Ah sì, facciamo una cosa, va? Facciamo una stanza a parte per il fungo luminoso, perché sennò non ci cresce bene con gli altri. Ok. E poi tappiamo tutto. Via, qui tappato. Tappiamo anche lì perché magari ci potrebbe essere della luce che entra. Bene. E io c'ho fame. Non capito, come ci sei andato lì sopra che hai ribloccato? Scendi. Ah, vediamo gli animaletti. E quanti sono? Ah, questi liberi li tolgo.
per terminare l'episodio. Sono tantissimi gli animali. Perché non lo so, non so perché sono così tanti. Ah, bisogna fare pulizia, mi dispiace, ma sono davvero troppi. Tranne quelli con il nome Pippo. Pippo che mi ha rubato le carote in uno dei primi episodi. Ok. Tutti morti, tranne questi qui. Ok, stavo sistemando il mouse. Direi di terminare l'episodio andando qui sopra e guardarmi potente. Sono proprio io, mi manca un pezzo della bocca, però sono sparito. Bellissimo. Comunque, ciao anche a tu. Dai, tieniti da questa bellissima spada. No, ti do la tua scala. Ok, quindi direi che per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Spariamo da qualche parte a caso. Yuppie.